Finisce tra i fischi e la contestazione del pubblico e con le dimissioni di mister Mancini, lo scontro diretto tra San Biase e Ragusa. I giallorossi, protagonisti di una prova in colore, steccano l'ennesima gara da dentro fuori e dicono addio alla speranza di evitare i play-out. Lo scialbo 0-0 contro il Ragusa fa contenti solo i siciliani, che salgono così a quota 37 punti, mentre delude l'intero ambiente giallorosso. Mister Mancini su tutti, che a fine gara decide di rassegnare le proprie dimissioni. In campo, Morelli e compagni non ripetono affatto la bella prova offerta a Cosenza e peccano proprio nella grinta e nella determinazione. Il San Biase non riesce a pungere, di Ragusa ringrazia portando a casa un punto con il minimo sforzo. La gara comincia con giocatori delle due squadre fermi in campo per un minuto di raccoglimento in ricordo di Enzo Berti, ex compagno sia di Mancini che del tecnico del Ragusa Anastasi, scomparso la scorsa settimana all'età di 42 anni. Il San Biase sembra poi partire con il piede giusto, impossessandosi del centrocampo e mettendo subito in apprensione la retroguardia ospite. Ma già dai primi scambi si mostra inconcludente. Ci vuole un errore di Ferla, che non trattiene e manda in angolo una punizione di Curcio al 14°, a svegliare però la gara, fino a quel momento lenta e controllata. E allora il Ragusa ha un improvviso sussulto con Spampinato, che direttamente su punizione colpisce in pieno la traversa della porta difesa da Desio. Dalla parte opposta è Carrozza a colpire un legno, centrando di testa il palo dopo l'invito di Lio su punizione. Ci prova allora Guerreri dalla distanza con palla che termina di poco alta. Rischia grosso poco dopo Capitan Morelli con un colpo di testa svirgolato indietro che sfiora l'autogol. Il San Biase continua a gestire il gioco ma non riesce a pungere, mostrandosi lento, macchinoso e prevedibile. Il Ragusa riparte in velocità e allo scadere della prima frazione fa correre i brividi lungo la schiena dei difensori giallorossi, quando Impallari li brucia in velocità e finisce poi per cadere al limite dell'area. Nella ripresa la squadra cattiva e motivata, affamata ed agguerrita che ci si aspetta non si vede. Il San Biase gioca quasi come se gli stesse bene il pari, chiudendosi il Ragusa nella propria metà campo ma senza mai accelerare veramente né mettere in affanno la difesa siciliana. E anzi è proprio Ragusa a sfiorare il vantaggio poco dopo la mezz'ora, con Impallari che costringe Desio ad indietreggiare e a toccare con la punta delle dita per mandare in angolo. Solo negli ultimi 10 minuti il San Biase tira fuori un po' di orgoglio e costringe Ragusa ad arroccarsi nella propria area. Guerreri ci prova dal limite ma Ferla risponde presente. Poi il diagonale di Mercuri, entrato nella ripresa al posto di Cristaudo, termina di un soffio al lato. Quindi il colpo di testa di Carrozza su angolo di Lio trova l'intervento a terra di Ferla. Infine ancora una conclusione di Guerreri al termine di un'azione insistita per i giallorossi. La palla termina alta ed i sogni del San Biase si infrangono qui. Ora anche 4 vittorie nelle restanti 4 gare non garantiranno ai giallorossi di uscire fuori dai play-out. Una prova incolore che delude tutti. Negli spogliatoi Mancini annuncia le sue dimissioni, decisione sulla quale dovrà ora decidere la società.